che è libero di ruotare attorno a quest'asse passante per il centro. Qua è lubrificato, eh? C'è un buco, c'è un sostegno, è chiaro che è sostenuto questo cilindro, però è ben lubrificato, ok? Quindi se io applico un momento procente impulsivo a questo cilindro e lascio la presa, lui gira liberamente. È chiaro che poi qualsiasi forma, e questa è una idealizzazione, in pratica sappiamo che prima o poi la ruota si fermerà perché la lubrificazione perfetta non è possibile, però immaginate che impieghi tanto tempo a fermarsi e quindi la velocità angolare cambia molto gradualmente, diminuisce molto gradualmente il tempo, e quindi se voi fate l'esperimento in un tempo breve è come se il cilindro in qualche modo potete in qualche, almeno con una certa grado di precisione, ignorare l'attrito. Quindi è una idealizzazione, è libero di ruotare. Allora prendete un filo ideale e la fate così. Volete che questo corpo qua, che mi sembra aver chiamato, non ha importanza chi è, l'etichettatura è del tutto arbitraria. Volete che se il corpo 1, siccome il filo è ideale, è quindi cos'è ideale? È inestensibile, di massa trascurabile. Volete che quando il corpo 1 scende, chiaramente il corpo 2 sale, ma volete che venga coinvolto il cilindro. Quindi cosa dovete fare? Dovete fare in modo che quando la 1 scenda, il cilindro deve ruotare per essere coinvolto. Nella prima versione della macchina di Atwood, il filo era libero di scorrere, quindi il cilindro di fatto non era coinvolto dalla dinamica, serviva solo a deviare il filo, ma non era coinvolto. Quindi in un certo senso potevamo dire che la 1 interagiva, ovviamente tramite il filo, direttamente con la 2, direttamente tra virgolette tramite il filo. Invece se io metto un chiodo qua, o diciamo che c'è attrito e quindi il filo non può più scivolare senza attrito, ma lui non scorre più senza attrito, quindi cosa vuol dire? Che se questo scende il cilindro ruota, allora non potete più dire che la 1 interagisce con la 2. La 1 interagisce col cilindro e la 2 interagisce col cilindro, quindi il cilindro diventa partecipe alla dinamica e quindi in effetti questi due pezzi di filo, benché magari io l'ho concepito leggermente l'esercizio come un unico filo, la tensione che è in questo filo e la tensione che è in questo pezzo di filo sono diverse. Perché? Perché lui, il corpo 1, sta interagendo col cilindro, ovviamente avrei voluto disegnare un po' meglio, è chiaro che il filo è tangente, no, al cilindro, è tangente, anche qua avrei voluto disegnare un po' meglio, tangente, quindi c'è una forza qua, c'è una forza qua, c'è una forza qua che può essere pensata come la azione e reazione, la coppia di Newton, forze interne, proprio perché possiamo pensare che la forza che la 1 sente dovuta al filo in questo punto è uguale alla forza che il cilindro sente dovuta al filo in questo punto, perché questo filo è di massa trascurabile. Ma non c'è nessun motivo di credere che questa forza sia uguale alla forza che è qui. Perché? Perché è coinvolto il cilindro, quindi è giusto dire che il corpo 2 sente questa forza che nasce dall'interazione col filo. Il filo è di massa trascurabile, quindi il cilindro sente una forza dovuta all'interazione del filo che è uguale e contraria a quello che c'è scritto qui. Quindi questa forza e questa forza sono uguali, ma non c'è nessun motivo di credere che questo sia uguale a questo, perché è coinvolto il cilindro. Ok? Quindi chiamiamo questo lato del filo, il lato del corpo 1 per intenderci, il segmento A, il segmento B, e cominciamo a scrivere. Dobbiamo prima decidere quali sono le direzioni positive, quindi scelgo del tutto arbitrariamente col lancio della moneta. A proposito, mi è venuto in mente che l'altro giorno avevo impostato una frase parlando di un famoso professore di statistica, poi ho fatto la mia sconveniente affermazione riguardo a che spero che venga deletato. Qual era la cosa? Questo qua era cresciuto nelle strade, famiglia povero, da piccolo giocava con i coltelli, le gang, e lui per guadagnarsi qualche soldo faceva scommesse, lancio di dadi, roba del genere. Poi si è appassionato un po' di problematiche, no? Di variabili random, no?
e ha finito per appassionarsi di matematica e si è specializzato in statistica. Ma quando era adolescente era talmente bravo a lanciare le monetine che 8 volte su 10 riusciva a far venire fuori testo croce. Okay? Quindi riusciva a calibrare bene il suo pollice e a fare dei lanci e... quindi lui parava, no? Interessante questa figura. Allora, dobbiamo decidere la direzione positiva. Decido che scendere dalla 1 sia positivo, eh? Quindi questa è una scelta arbitraria. A questo punto cosa è la direzione positiva per la 2? Non è più arbitraria. Se la 1 scende, la 2 deve salire. A un paio di persone nell'altro gruppo questo non riuscivano a capire. E durante le pause, ben due pause, continuava a venire su e io il professore non ho capito. Quindi se c'è qualcuno che non riesce bene a afferrare questo ragionamento, si faccia avanti durante la pausa, cercherò di convincerlo. Non è semplice. Cioè, ripeto, questi esercizi che sto facendo, dal punto di vista matematico, sono delle putanate. La difficoltà, secondo me, è riuscire un po' a capire con la pancia cosa sta succedendo, cos'è sta storia della direzione positiva, di come queste due sono correlate, addirittura sono legate assieme, e di quindi scrivere in maniera corretta l'equazione di Newton con dei segni diagetici appropriati. E quella è la parte difficile. Una volta che uno le ha scritte, poi i passaggi sono stupidi. Ma se uno sbaglia a scrivere i passaggi, anche se siete bravi a fare passaggi, tirerete fuori un risultato sbagliato. Dobbiamo capire che adesso, prima di tutto, scriviamo l'equazione di questi due. L'equazione di questo e l'equazione di questo sono equazioni traslazionali, quindi il corpo 1 scriveremo che avrà una sua accelerazione, l'accelerazione verso il basso del corpo 1 è uguale all'accelerazione verso l'alto del corpo 2, quindi non metterò i pedici accelerazione 1 e accelerazione 2. Quali sono le forze che agiscono sulla particella 1? Sì, lo so, ma loro cosa stanno dicendosi? Qual è il problema? Perché parlate? State in silenzio. Questa freccia qua lo scriverò meno TA perché la direzione positiva verso il basso. Questa freccia qua lo scriverò più TA. Questa freccia qua lo scriverò più TB. Questa freccia qua lo scriverò meno TB. Questi segni algebrici vengono dalla direzione positiva. Una volta che avete chiaro qual è la direzione, queste frecce sono concordi o discordi, quindi avranno i loro segni. L'equazione del moto della particella 2. Vedete che la forza peso adesso questa volta è nella direzione negativa, invece TB è verso l'alto. Adesso dovete scrivere l'equazione del terzo corpo che è coinvolto in questo problema, il cilindro. Ma l'equazione del cilindro deve essere molto chiaro che è perpendicolare alla lavagna. L'equazione che sto per scrivere descrive il moto attorno a questo asse qui. Questo qua cos'è? La derivata seconda di x, dove x è questa direzione. Quindi lo spostamento del corpo a x a funzione del tempo, la derivata prima sarà la velocità, la derivata seconda è quella che è scritta qua, essere l'accelerazione. La coordinata x di questo qui è rivolta verso l'alto. La coordinata posizionale di questo non è una x, è una teta, è un angolo, d'accordo? E quindi è un angolo che rappresenta la rotazione attorno all'asse. Quindi io devo scrivere i teta due punti uguale al tau, al momento torcente che sta agendo sul questo benedetto cilindro. Allora, come vedete, ci sono due momenti torcenti. C'è uno che nasce dalla tensione nel segmento del filo A, del segmento di filo A, e c'è uno che nasce dalla tensione del filo del segmento B. Quindi scriviamo per il momento tau A e tau B. Ok? Chi è tau A? Tau A è il momento torcente che nasce da questa forza qua, e noi valutiamo i momenti torcenti e i momenti della quantità di moto e il momento di inerzia rispetto a questo punto qua, rispetto a quest'asse, nel caso il momento di inerzia,
e i momenti della quantità remota, i momenti torcenti li valutiamo rispetto a questo punto qui. Quindi questo diventa il vostro, la vostra origine, se volete, o il polo. D'accordo? E quindi questa forza è applicata qua, punto di applicazione di TA in questo punto. Il momento torcente, quindi di TA, è perpendicolare alla lavagna e vi chiedo, è entrante o uscente? Quindi voi cosa dovete fare? Dovete, cos'è un momento torcente? È il prodotto vettore tra il vettore posizione che va dall'origine oppure dal polo al punto di applicazione, prodotto vettore la forza che ovviamente è applicata in quel punto. Quindi voi fate vettore R, vettore F e il pollice sta entrando nella lavagna. Quindi tau A entra, scrivo qua, questo entra. E tau B cosa fa? Tau B è il momento torcente di questa forza, dovete fare il prodotto vettore tra, tra il vettore spostato dal polo, dall'origine, al punto di applicazione della forza, moltiplicato vettorialmente per il vettore della forza. E vedete che questo è il vettore R, il vettore F e il mio pollice esce. Quindi tau B esce. Ok? Qual è il modulo di tau A? Mettiamola così, il modulo dovresti sapere dal prodotto vettore è il modulo del vettore spostamento che va dal polo al punto di applicazione per il modulo della forza per il seno dell'angolo. Ma l'angolo perché è 90 gradi? Perché questo è un cerchio, perché questo vettore qui, siccome abbiamo messo in centro il polo, l'origine al centro del cerchio, e siccome questa linea d'azione della forza è tangente al cerchio, allora il vettore che va dall'origine al punto di applicazione è un diametro, e sapete che il diametro è sempre perpendicolare alla tangente di un cerchio. Cioè, i cerchi sono fatti così, no? E che cazzo? Un cerchio questo. E quindi il seno è sempre 90 gradi, quindi abbiamo 1. E quindi vedete che il tau della tensione A nel punto di applicazione qui è semplicemente uguale a RTA. Molto semplicemente, però tau A sta entrando, quindi tau A entra, giusto? E quindi che segno ha rispetto a quello che io ho chiamato la direzione positiva? Allora il corpo 1 per positivo scende, il corpo 2 per il positivo sale, e quindi la direzione positiva per il cilindro sta girando in senso orario. Quindi voi mettete le vostre dita, per individuare la direzione di rotazione, e il pollice vi dà il verso della velocità angolare, se volete. Quindi lui, e quindi la direzione positiva che eredita il cilindro dal fatto di aver deciso del tutto arbitrariamente che la direzione positiva del 1 era scendere, è entrante. Quindi questo entra col segno positivo e questo entra col segno negativo. E quindi scriviamo qua RTA meno RTB, ok? Che può ovviamente essere scritto, vabbè, lasciamolo così, così è chiaro. Deve essere molto chiaro a questo punto. Okay. Adesso usiamo due cose. Il più importante è questo passaggio qua. Come vi ho detto, se questo cilindro si dovesse abbassare, se questo corpo 1 dovesse abbassarsi di questa distanza qua, allora questo chiodo si è spostato di un arco di cerchio che deve essere proprio uguale a questo tratto. Quindi ovviamente il disegno è più o meno solo approssimativo, ma dovete immaginare che il chiodo si sposterà quando il corpo 1 passa da questa posizione x1 alla posizione x2. Questa distanza qua è uguale alla distanza di cui questo punto si è spostato, ok? Questo arco di cerchio, che lunghezza ha? Ha proprio lunghezza, arco di cerchio, chiamiamolo S, è proprio uguale a X, o delta X, o come volete chiamarlo. Questo è il delta X, di quanto si è spostato questo. Deve essere chiaro quello. Perché? Perché il filo è inestensibile. È ovvio che se fosse elastico, questo potrebbe anche spostarsi di un metro, e proprio perché è elastico, questo magari si sposta di molto meno, ma proprio perché è inestensibile. Ok?
Ma siccome il parametro posizionale del moto rotazionale è un angolo, qual è l'angolo associato a questo arco di cerchio? Questo angolo qui, questa variazione angolare, l'ho chiamato questo delta x, chiamiamo questo delta teta se volete. Qual è delta teta? Allora, delta teta, siccome c'è questo legame che lega gli archi di cerchi al raggio del cerchio, alla variazione angolare in questo caso, ok? E questa è la relazione. Quindi, delta teta di quanto si è spostato angolarmente il cilindro è uguale a, in questo caso, a delta x diviso r, perché questo è delta x, no? D'accordo? Se il corpo 1 scende di delta x, di che angolo ha ruotato il cilindro? Dipende dal raggio del cilindro! Non vi pare? Dipende dal raggio del cilindro. Se avete un cilindro molto grande, qual è l'effetto di avere un cilindro molto grande? Che quando voi abbassate il corpo 1, che so, di 10 cm, se il cilindro è molto grande, l'angolo è piccolo. Se invece il cilindro è piccolo, la rotazione angolare è molto più grande. Pensateci un attimo. Vi faccio subito un fumetto, che tante volte ne parlo dopo, però già adesso può essere utile. Come sono fatti i trattori? I trattori normalmente sono fatti con una grande ruota dietro e una piccola ruota davanti. Avete mai visto dei trattori? E qua c'è la cabina, d'accordo? Allora, immaginate che queste due ruote, questo concetto ne parleremo oggi, quindi è un'anticipazione, a me piace fare piccole anticipazioni, poi scendere in dettaglio. Supponete che queste due ruote facciano il loro mestiere, Cosa vuol dire? Che le ruote rotolano senza strisciare, ok? Rotola senza strisciare. Cosa vuol dire? Che se qua ci fosse ghiaccio, la ruota potrebbe girare, ma di fatto slitta e il trattore non va da sua parte. Giusto? Voi volete invece che quando la ruota giri il trattore avanzi, che tutte e due ruote facciano la stessa cosa. Allora immaginate che il trattore avanza una certa distanza, avanzi una certa distanza, lui si sposta. Quale ruota gira di più? La piccola o la grande? Ok? Ecco quello che sto dicendo nella forma. Delta x rappresenta lo spostamento del trattore e la ruota che gira di più è quella che ha raggio piccolo. Ok? Va bene? Quindi capite che da questa semplice considerazione c'è un legame tra questa accelerazione angolare e l'accelerazione del blocco 1. E qual è il legame? Che l'accelerazione angolare che appare qui è uguale, la vedete qui, a x due punti diviso r, cioè quello che io ho chiamato a diviso r. Quindi questo signore qui io la posso descrivere in questo modo: i a diviso r uguale a r tA meno tB. Questo passaggio è fondamentale. E da dove nasce? Dal fatto che il filo è inchiodato nel cilindro, che corrisponde, se volete, nello scenario del trattore, al fatto che non c'è ghiaccio sulla strada. Cioè, c'è un'analogia, è più che solo un'analogia, c'è una corrispondenza veramente quasi perfetta tra l'idea di un filo che scivoli senza attrito su un cilindro e una ruota che scivoli senza alcuna costrizione da parte della strada, perché la strada è ghiacciata, perché c'è dell'olio. Di nuovo, pensate a... questa è la vostra automobile. Questa è la vostra automobile, ma è coefficiente aerodinamico orribile, eccolo qua. E qua c'è un albero. Magari c'è una curva, un rettilineo. E voi state avanzando, vedete che state per andare a sbattere sull'albero. Cosa fate? Toccate i freni, no? Ma se la strada è ghiacciata, serve qualcosa?
Cosa fanno i freni? Agguantano la ruota non gira più rispetto all'automobile, la ruota non sta più girando, eppure la macchina avanza. Potreste in un momento di disperazione, in una specie di lucidità disperata, ingranare la retromarcia, pigiare il gas, le ruote rispetto all'automobile, addirittura andare in direzione opposta, però se la strada è ghiacciata la macchina continua ad avanzare. Quindi le ruote per fare il loro dovere serve che ci sia un legame molto preciso tra quanto la macchina avanza e quanto gira la ruota. Perché se c'è ghiaccio, quel legame non c'è, le ruote possono addirittura essere ferme, non ruotare per niente, la macchina avanza. Potrebbero girare in senso opposto e la macchina continua ad avanzare. Quindi col ghiaccio quel legame non c'è più. Quindi deve essere chiaro che se il filo scorre col lubrificato, non c'è nessun legame tra quanto il corpo 1 scende e quanto gira il cilindro. Il cilindro potrebbe essere bloccato, come se voi frenate, potrebbe anche essere fatto girare in direzione opposta, il filo se ne sbatte, la macchina se ne sbatte, continua ad avanzare. E solo quando io voglio imporre un legame tra il movimento del filo e il movimento del cilindro, come lo faccio col chiodo o con attrito, come faccio a garantire che ci sia un legame tra quanto avanza la macchina e quanto gira la ruota? Ci deve essere l'attrito, la ruota deve essere in qualche modo legato alla strada, e qua è appunto con un chiodo. Va bene, meditate su questo. Poi ripeto, la storia delle ruote che rotolano senza strisciare sarà sicuramente argomento di forse oggi stesso, perché abbiamo 4 ore. Fin dove sono arrivato? Qua, questo qui, questa espressione qui, questo passaggio, c'è fisica qua ed è espressa matematicamente con questo fatto. Qual è la fisica? La fisica è che il filo è inchiodato al cilindro. E come si impone questa ipotesi matematicamente? Ecco come la si impone. Si impone che di quanto ruota il cilindro dipende in questo modo da quanto si è spostato verticalmente il corpo. E questo si traduce in questo. Quindi questa è l'ipotesi che il filo è inchiodato. Detto in maniera un po' meglio, che il filo non scivola rispetto alla ruota. Se il filo avanza è perché la ruota gira. Detto in maniera simmetrica, la ruota gira perché il filo si è spostato. Ok? Ok, questo è il passaggio più delicato. Poi c'è un altro passaggio che sfruttiamo, che è quello di dire, è un cilindro in fondo, è una ruota, no? È un disco. Allora, noi possiamo immaginare tanti tipi di cilindri. Tra l'altro questo oggetto penso che i muratori lo chiamino carrucola, no? Potete immaginare tanti diversi tipi di carrucole. Potete avere una carrucola dove tutta la massa è sul bordo. Certo, per dare rigidità meccanica ci saranno dei raggi, ma immaginate che i raggi hanno una massa trascurabile rispetto a tutta questa massa messa sul bordo, come la ruota della bicicletta. Ma potete anche avere carrucole che sono magari un materiale omogeneo che è semplicemente stato ritagliato in forma cilindrica, quindi questa è una carrucola vuota, una carrucola piena, e potreste avere carrucole anche ibride, magari, non so, immaginate una cosa che è così. Qua avete la zona centrale con i raggi e questo è omogeneo, ok? Come una specie di ciambella, ok? Quali sono i momenti di inerzia di questi tre tipi di possibili cilindri? È chiaro che rispetto all'asse passante per il centro, perché quello è l'asse che ci interessa, questo qua sapete cos'è? La massa della ruota, se R è il raggio, questo è così, quindi il momento di inerzia è così. Il momento di inerzia di questo l'avete calcolato e ne siete responsabili all'orale, è questo qui. Quale sarà il momento di inerzia di questo? Allora chiamate R1 il raggio interno e R2 il raggio esterno. Quale sarà il momento di inerzia? Coraggio, pensateci un attimo, non ve lo dico adesso, ma siete responsabili, pensateci. Cosa fareste? È il momento di inerzia di una ruota piena di raggio R2 meno una ruota piena di raggio R1. Semplice, no? Pensateci, dove sarà la testa?
Il messaggio qual è? Che i momenti di inerzia di cilindri e di ruote, voi meccanici, la scriveremo rispetto ad assi passati per il centro, si intende, rispetto ad assi passati per il centro, sarà la massa della ruota o del cilindro, il raggio al quadrato, moltiplicato per un numero puro che in qualche modo ci dice come è fatto. Questo numero puro in questo caso vale 1, qua vale un mezzo, qua varrà qualcosa, calcolatelo, e a un certo momento questo numerino la indichiamo con K, qua vale 1, qua vale un mezzo, va bene? D'accordo? Quindi non impegniamoci nel tipo di calcolo per il momento. Quindi usiamo questa espressione qua e la mettiamo qui. Ok. Quindi abbiamo tre equazioni, questa la cancello. Anzi, ma sì, dai, questa e questa. Va bene? Tre equazioni. La cosa importante da notare è che queste tre equazioni non possono essere banalmente sommate assieme. Perché? Qualcuno? Perché non possono essere sommate assieme? Sono due modi diversi. Eh? Sono due modi diversi. Due? Molti in dire. No. Matematicamente. Oddio, è fisicamente perché stiamo facendo fisica. Le prime due equazioni che dimensioni hanno? Sono forze. E l'ultima? È un momento torcente. Non possono essere sommate assieme, non potete sommare una forza a un momento torcente. Questo è il motivo, sono dimensioni diverse. Prima cosa a notare. Allora facciamo subito una cosa, dalla terza equazione moltiplichiamo tanto tutto per R, che sembra quasi peggiorare la situazione, no? Addirittura se moltiplico per R, ho un'equazione che ha dimensione di una forza per una lunghezza al quadrato. Però è chiaro che una volta che ho fatto così posso ottenere un'altra equazione, perché vedete che R quadro pari qua, R quadro pari qua, e posso ottenere questa equazione qui, e questa sì ha le dimensioni di una forza. Notate questa terza equazione. Questa ha le dimensioni di queste e queste, quindi questa potrà essere sommata a quella. Notate un'altra cosa, come la R quadro è sparita dall'equazione. È interessante questo fatto. Quindi sembra che non dipenda dalle dimensioni del cilindro, dipende dalla massa, sì. Dipende da K, che ci dice come è fatto il cilindro, ma non dipende dal raggio del cilindro. Il raggio del cilindro sparisce dall'equazione. E dovete vedere perché è sparito, perché ho scritto il momento di inerzia in questo modo. E quindi sparisce questo. Quindi cancello, avvicino questo per poter manipolare il sistema, va bene? Sto per cancellare questo, l'ho già fatto, c'è la linea. Adesso sto per cancellare questo. E poi sposterò quella su. Ok? Tre equazioni che hanno le stesse dimensioni e posso manipolarle senza nessun problema. Per esempio, intanto sono tre equazioni con quante incognite? Con tre, perché non conosco l'accelerazione. Questa qua rappresenta, attenzione, questa è l'accelerazione del corpo 1, questa è l'accelerazione del corpo 2, e cioè l'accelerazione del corpo 1, la stessa A. Non conosco A, non conosco TA e non conosco TB, tre incognite. E quindi, di nuovo, come ho già avvertito, l'esercizio si ritiene risolto quando dite tutte e tre le grandezze. La più facile da calcolare è l'accelerazione, perché uno lo ottiene semplicemente sommando assieme le tre equazioni. Quindi vedete che qua ho M1 più M2 più K, M grande è la massa del cilindro, e K è come fa, descrive, come in qualche modo descrive come è fatto. E qua a destra vedete che c'è questa cancellazione molto suggestiva, 2, 2, tac, 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 e rimane M1 meno M2 G
E quindi la prima incognita l'abbiamo determinato ed è una bella formula questa. Lascio a voi calcolare le tensioni, quindi l'esercizio è completo quando avete TA e TB. Ma guardate questo perché merita. Notate come l'accelerazione ha, come nella versione di Atwood quando il filo era libero di scorrere, analogo a una ruota che si trova su una strada ghiacciata. Quindi veramente fate tesoro di questa analogia. Un filo che è libero di scorrere equivale a una ruota che scivola su una strada ghiacciata. Invece in questo esercizio il filo non è libero di scorrere e quindi coinvolge il cilindro e la variazione dell'esercizio è appare qua. La differenza tra questo esercizio col filo inchiodato e quello del filo che è libero di scorrere è la presenza di questo pezzo del denominatore. Analogamente, se m1 ha una massa maggiore di m2, allora l'accelerazione della particella 1 è positiva. Cosa vuol dire? Che l'1 scende. La A è positiva, interpretato dal punto di vista della particella 2, una A positiva vuol dire che sale. Una A positiva, interpretata dal punto di vista del cilindro, è cosa? Un'accelerazione angolare positiva. Una A positiva vuol dire che questa è positiva, vuol dire che l'accelerazione angolare è positiva. Cosa vuol dire positiva l'accelerazione angolare? Vuol dire che l'accelerazione angolare è entrante nella lavagna, quindi per una certa posizione angolare l'angolo aumenterà, il ratio con cui aumenta, cioè la velocità angolare, aumenterà, quindi andrà sempre più in senso orario a una velocità angolare crescente, ecco il pollice entrante, d'accordo? Quindi quando m1 e m2 sono uguali, invece l'accelerazione è zero. Cosa vuol dire? Che se per caso il corpo 1 sta già scendendo con una certa velocità, continuerà con quella velocità, non accelera. Se questo sta salendo, salirà con la stessa velocità, questo scende con 10 cm al secondo, questo salirà 10 cm al secondo con la velocità costante. E se questo sta girando, se mi capite, questo avrà un'accelerazione angolare costante, una velocità angolare costante. E quale sarà la velocità angolare? La velocità angolare del cilindro è uguale alla velocità, cioè chiamiamolo x punto, diviso r. Quindi se questo è costante, questo è costante. Se questo invece è cambia del tempo, questo cambia del tempo. Il ratio con cui questo cambia del tempo cos'è? Si chiama A! Il ratio con cui questo cambia del tempo come si chiama? Accelerazione angolare, indicata certe volte con alfa, quando questo invece è indicato con omega. Mi capite? Spero, se state studiando su cose semplici. Ma guardate, c'è questo signore qua giù, ok? Quindi vedete che voi potete influenzare l'accelerazione modificando la caducola, facendo cosa? Cambiando o la sua massa o cambiando come è fatto. Va bene? A parità di massa, per esempio, guardate qua. Ecco due caducole, le ho fatte anche dello stesso raggio, le ho fatte anche dello stesso raggio. Anche se il raggio non importa, vedete che il raggio non entra in questo esercizio, non entra nella risposta, il raggio non c'entra un fico secco. Ma tanto per fissare le idee, qua ho fatto già il disegno, hanno lo stesso raggio. Immaginate che abbiano la stessa massa. Quale carrucola fa sì che l'accelerazione sia la più grande? Vedete dove K è nel denominatore? Quindi avere una K piccola vorrà dire che il denominatore è più grande, è più piccola. Avere una K piccola vuol dire che il denominatore è più piccola. E quindi avere un denominatore più piccolo vuol dire che l'accelerazione è maggiore. Chi è quello che ha la K più piccola? La ruota piena. Questo invece ha una K più grande, quindi l'accelerazione è minore. Okay. Quindi finché le ruote hanno lo stesso raggio, uno può dire, ma per forza! Questo qua comporta un'accelerazione più piccola, perché ha un momento di inerzia più piccolo. Un oggetto che ha un momento di inerzia più piccolo, è più facile farlo accelerare, non vi pare? Quindi è ovvio che questo, se hanno lo stesso raggio, è ovvio che questo ha un momento di inerzia più piccolo, è scritto qui. Quindi questo è più facile farlo accelerare. Questo ha un momento di inerzia più grande, quindi è più difficile farlo accelerare. Quindi una caducola che è più facile far girare, che comporterà quindi un'accelerazione maggiore, è questa qua, no?
Però la forma ci dice qualcosa in più, che non dipende dal raggio. E quindi questo sarebbe vero anche se... anche se la caduta fosse molto piccola. A patto ovviamente di avere la stessa massa, questa ha un'accelerazione comunque più importante, perché la forma non dipende dal raggio. Quindi non fatevi ingannare dalla dimensione. Però ovvio che questi avendo raggi diversi, questo qua ha un momento di inerzia più piccolo di questo. Comunque, guardate con molta attenzione la forma. Una curiosità, come sono fatte le caducole? Cioè, non voglio entrare nel merito, voglio porvi un quesito che ho fatto all'altro gruppo, che credo che meriti, il ridisegno dello stesso raggio, perché non voglio confondervi troppo. Due cadute alla stessa massa. È chiaro che, ok, abbiamo capito che possiamo cambiare K, possiamo cambiare M, quindi vedete, se la massa della caducola è piccola, l'accelerazione sarà grande, se la massa della caducola è grande, l'accelerazione sarà piccola. Quindi se voi dovete tirare su dei mattoni, quale caducola cerchereste di usare? Userei una, se voglio far meno fatica, userei una caducola di piccola massa, e con un piccolo valore di K, perché riesco a accelerarlo facilmente. Cioè non devo lottare contro la caducola, devo solo lottare e tirare su il mattone, ma non a cercare di far girare la caducola, vi pare? Però non è anche un po' pericoloso? Perché se per caso mi sfugge la presa, la caducola non contribuisce a rallentare il fenomeno. Se ho una caducola leggera con un capo piccolo, quello accelera facilmente e quindi mi cade in testa velocemente. Se invece ho una caducola massiccia con un grande valore di K e perdo la presa, la caducola accelera ma con più fatica, quindi in qualche modo tutto cade un po' a rallentatore. Quindi forse avere una caducola massiccia è più faticoso, ma anche forse un po' più sicuro, no? In caso di incidenti. Quindi io non sono pratico dei cantieri, quindi riesco a immaginare che uno che vuole far costruire velocemente un edificio userà caducole pericolose, no? In caso di incidente tutto cade con un'accelerazione che, perché se tutto rotato, io sto sollevando qua un sacco di mattoni, mi manca la presa e qua c'è il mio compagno che proprio in quel momento sta mangiando un panino, proprio il coglione, lui che si è messo sotto, se mi manca la presa, questo va giù. Se questo non avesse attrito, questo andrebbe giù con l'accelerazione G, no? Giusto? Ma se questo è inchiodato, non va giù con G, perché è coinvolto anche il momento di inerzia della caducola. Quindi lui forse ha un... Ci siamo capiti, credo. Che ore sono? Perché non ho l'orologio. Meno 10? Vediamo se in questi 10 minuti riesco a impostare velocemente questa qua. Casomai lo finirò nella seconda ora. Allora, per cortesia, allora voglio disegnare un cilindro attorno al quale è avvolto un filo, però una specie di yo-yo, okay. Quindi immaginate che il filo è attorno e voglio che il filo sia inchiodato, perché se non c'è attrito tra il filo e il cilindro, voi potete svolgere il filo senza alcuna fatica. Invece io voglio che il filo non possa essere sfilato senza fatica, voglio addirittura inchiodarlo. Se volete pensate che ci sia attrito, ma il messaggio è forte. Io voglio che questo cilindro verrà giù nella misura in cui ruota. D'accordo? Se lui scende,
se scende di una certa quantità, immaginate, pensate al centro di massa, se lui scende di una certa quantità è perché lo yo-yo ha fatto un giro, d'accordo? Perché? Perché il filo è inchiodato alla carrucola, quindi l'unico modo per farlo avanzare è di farlo svolgere, va bene?